Pier Paolo è stato grande, io però volevo attenzione perché adesso la parola accompagna Emiliano Alessandroni che io ogni volta che l'ho sentito ho constatato una intelligenza raffinata e un rasoio di Occam. Quindi attenzione all'intervento del compagno Emiliano Alessandroni. Postmodernismo, la logica culturale della precarietà. La parola è Emiliano. Adesso mi metto a frontale. Una volta nel PC c'era il famoso slogan andare a scuola dal proletariato, uno degli esempi che abbiamo assistito oggi. Secondo me bisognerebbe che si moltiplicassero queste iniziative, nel senso che le esperienze dei lavoratori e degli operai dovrebbero insomma essere sempre presenti in iniziative di questo tipo. Ad ogni modo, il mio intervento riguarderà questioni più di natura culturale e cercherà di abbracciare un'ottica storica anche un po' più ampia e soprattutto cercherà di affrontare il tema su come la crisi, ma anche poi tutto il modo di produzione nel quale viviamo poi si riflette sui nostri schemi concettuali, sul nostro stesso modo di pensare. E vorrei partire a tal proposito da un bel saggio di Teoria della letteratura di Gheorghe Lukács, dal titolo Narrare o descrivere. In questo saggio Lukács mette a confronto due scrittori francesi che sono Honoré de Balzac e Émile Zola. Ora, chi conosce questi tre autori sa bene che le posizioni politiche di Lukács sono molto più affini a quelle di Zola rispetto a quelle di Balzac, perché insomma Zola era, Lukács probabilmente tutti voi lo conoscerete, era un marxista e Zola aveva posizioni politiche filosocialiste, mentre invece Honoré de Balzac aveva posizioni politiche conservatrici o reazionarie. Nonostante questo, nonostante insomma questa maggiore affinità politica nei confronti di Zola, Lukács afferma in questo saggio, Narrare o descrivere, che lo spessore artistico di Balzac è immensamente e qualitativamente superiore rispetto a quello di Zola e adduce tutta una serie di motivazioni. Fra queste motivazioni ritroviamo insomma motivazioni di carattere stilistico, motivazioni di carattere tematico, motivazioni riguardante i caratteri dei personaggi che i due scrittori riescono a mettere in piedi. Ma fra queste motivazioni viene una che mi ha particolarmente colpito, ed è il modo con cui i due scrittori, Balzac e Zola, trattano il momento del conflitto all'interno delle loro opere. Cioè, mentre in Balzac il conflitto, il momento tragico, il momento dello scontro, costituisce una sorta di logica conseguenza degli avvenimenti che l'hanno preceduto, una sorta di prodotto necessario di tutto ciò che ha preceduto questo conflitto, invece in Zola il conflitto, il momento della tragedia, il momento critico, si configura artisticamente come una sorta di cataclisma naturale che interrompe il normale fluire degli eventi. Ora, si tratta questa di un'impostazione mentale che noi ritroviamo spesso all'interno della cultura occidentale. La ritroviamo ad esempio nel secondo dopoguerra, quando Benedetto Croce parlerà del fascismo come una triste parentesi della storia italiana. La ritroviamo anche nei giorni nostri, molti insomma utilizzano la stessa espressione per definire l'età berlusconiana come una sorta di parentesi priva di connessioni rispetto agli eventi che l'hanno preceduto e priva di connessioni rispetto agli eventi che l'hanno seguita. E questa impostazione mentale in qualche modo si riflette anche per quanto riguarda la crisi economica nella quale stiamo vivendo. Anche questa crisi nella quale siamo immersi
viene presentata nella maggior parte dei casi come una sorta di evento, di cataclisma naturale che interrompe il normale fluire degli eventi. Ora, questa impostazione mentale è completamente diversa rispetto a quella di Marx, perché per Marx invece la crisi non è appunto un cataclisma che interrompe il normale fluire degli eventi, ma è già iscritta all'interno del codice genetico del sistema capitalistico, e cioè già presente nella struttura, nel normale fluire delle cose del sistema capitalistico. E quella impostazione invece, possiamo definire naturalistica o zolliana crociana, per identificarla, sarà un'impostazione mentale che poi fiorirà particolarmente con lo sviluppo del postmodernismo in Occidente, ma un po' in tutto l'emisfero, direi. Ora, postmodernismo è una categoria piuttosto ampia che comprende una serie di fenomeni culturali piuttosto eterogenei tra loro. I caratteri fondamentali di questa forma mentis, di questa categoria, sono l'eclettismo, la rottura, la dissoluzione dei nessi logici tradizionali, la logica della giusta posizione, un sentimento di celebrazione nei confronti di ogni forma di differenza fine a se stessa, e un altrettanto forte sentimento di avversione nei confronti di ogni forma di appartenenza. Questi elementi, che contraddistinguono appunto la logica postmodernista, poi finiscono per concretizzarsi e per manifestarsi in tutte le discipline dell'attività umana. Troviamo ad esempio una sua manifestazione all'interno del campo della letteratura. Soprattutto a partire degli anni 70 cominciano a svilupparsi correnti letterarie. In Francia avremo il teatro dell'assurdo, negli Stati Uniti avremo la Beat Generation, in America Latina avremo il realismo magico, in Italia avremo la neovanguardia, cioè correnti letterarie che comprendono autori come Borges, come Bukowski, come Kerouac, come Italo Calvino, come Beckett, autori che, per chi lo conosce, insomma, si può rendere conto che sembrano effettivamente piuttosto diversi da loro, ma nella loro diversità esteriore mantengono un'affinità interna, e questa affinità interna, direi, che è costituita dal principio che è alla base della loro creazione artistica, e questo principio è l'esatto ribaltamento dell'enunciato hegeliano che troviamo nei lineamenti di filosofia del diritto. Se insomma nei lineamenti di filosofia del diritto Hegel afferma che ciò che è reale è razionale, alla base di tutti questi scrittori, di tutte queste correnti letterarie che poi diventano vere e proprie correnti culturali, sembra che stia il principio o il postulato secondo cui ciò che è reale è irrazionale. E questo principio che anima, che fa da motore appunto a questi romanzi, a tutto questo mondo artistico letterario, ha una sua variante anche filosofica, e in filosofia si manifesta con l'entrata di autori o di filosofi di destra, come Heidegger o come Nietzsche, all'interno del pantheon culturale della sinistra, cercando in particolar modo di curvare il più possibile appunto questi autori in chiave postmodernista, cioè valorizzando maggiormente tutti gli aspetti più relativistici di questi autori, come ad esempio la celebre affermazione, che poi è diventata un po' una sorta di comandamento quasi del postmodernismo, che è la celebre affermazione di Nietzsche secondo cui nel mondo e nella realtà non esistono fatti, ma soltanto interpretazioni. Ora, qualcuno giustamente e anche un po' ironicamente ha commentato, pensiamo che marasma che verrebbe a determinarsi se in un'aula di tribunale al posto della legge uguale per tutti campeggiasse la scritta non esistono fatti ma soltanto interpretazioni. Ma ad ogni modo, questa impostazione mentale
questa cultura postmodernista prende corpo e si sviluppa su un terreno economico e su un mutamento del processo produttivo che si verifica soprattutto a cavallo degli anni 70, con quello che è il passaggio, che possiamo definire passaggio dal sistema di produzione fordista keynesiano, con un forte potere dello Stato sull'economia reale, al quello che possiamo definire, citando David Harvey, regime di accumulazione flessibile, il cosiddetto mondo della flessibilità di cui ci ha parlato anche il collega. E questo passaggio, insomma, ha determinato un mutamento del processo lavorativo e un mutamento anche della stessa vita dei lavoratori. Le caratteristiche principali, ad esempio, del regime di accumulazione flessibile sono l'aumento vertiginoso dell'appalto, si cominciano a crescere gli appalti, i subappalti, il processo lavorativo è sempre più segmentato. Una volta esistevano i grandi stabilimenti che radunavano decine di migliaia di operai in un unico stabilimento che lavoravano braccio a braccio tutti insieme. Oggi non esistono quasi più questi immensi stabilimenti, ma il processo lavorativo è diventato sempre più segmentato. Si è determinato un aumento del potere finanziario, di cui parlava anche Marino, sull'economia reale rispetto a quello che era prima invece il potere statale sull'economia reale, e hanno cominciato a nascere tutta una serie di contratti lavorativi che hanno cercato di raggirare quelli che erano i diritti dei lavoratori, tra cui appunto l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Contratti come contratti a tempo determinato, contratti part-time, contratti a progetto, stage, contratti a chiamata, cioè tutta una serie di contratti che in qualche modo cercavano di raggirare quei vincoli legislativi che imponevano il rispetto dei diritti dei lavoratori. E questo mondo che i datori di lavoro usano chiamare di flessibilità, ma che giustamente i lavoratori col loro linguaggio chiamano di precarietà, poi ha finito per riversarsi anche sull'orizzonte psichico e esistenziale degli individui. Cioè quella che è nata come instabilità, come precarietà fisica, è diventata poi una precarietà psichica ed esistenziale. Perché è chiaro, insomma, le persone che non sono più in grado di programmare la propria vita, di dare una progettazione alla propria esistenza, perché nel giro di un anno o talvolta di tre mesi potrebbe scadere il loro contratto di lavoro e quindi non sanno neanche dove si trovano, non sono più in grado appunto di progettare la propria vita e finiscono per aumentare di insicurezza, cioè il loro livello di insicurezza aumenta drasticamente e cominciano a perdere le mappe di orientamento del mondo in cui si trovano a vivere, del mondo circostante, della realtà appunto che li circonda. Cioè l'instabilità fisica, l'instabilità sul posto di lavoro si traduce in una instabilità psichica ed esistenziale che finisce per creare una insicurezza e una incapacità, inadeguatezza, incapacità di comprendere il mondo nel quale ci si trova a vivere. Questo determina poi un atteggiamento psicologico che io ho voluto definire di presunzione soggettivista o superbia soggettivista, molto diffuso all'interno della cultura postmoderna. Che cos'è la presunzione soggettivista? È quell'atteggiamento che vede in qualche modo riversare sull'oggetto i limiti del soggetto. Cioè il soggetto che, a causa di tutta questa situazione che ho descritto, a causa dell'instabilità fisica e poi psichica ed esistenziale, quel soggetto che non riesce più a comprendere il mondo nel quale ci troviamo a vivere, che non riesce più a comprendere la realtà, comincia ad affermare non che egli non possiede gli strumenti concettuali per comprendere la realtà nella quale si trova a vivere,
ma comincia ad affermare che la realtà nella quale stiamo vivendo è di fatto oggettivamente incomprensibile. Il soggetto che non riesce a comprendere i vari fenomeni, non riesce a trovare il senso dei vari fenomeni della realtà storica nella quale si trova appunto a consumare la propria esistenza, comincia ad affermare che questi fenomeni in realtà sono privi di senso. Il soggetto, infine, che non riesce a comprendere quali siano i processi oggettivi attraverso cui avviene la trasformazione del mondo e la trasformazione della realtà, comincia ad affermare che il mondo e la realtà sono di fatto oggettivamente intrasformabili. Presunzione superbia soggettivista. Ma se esiste un postmodernismo, come abbiamo visto, sul piano che si manifesta sul piano letterario, un postmodernismo che si manifesta sul piano filosofico e che poi ha una sua variante anche sul piano psicologico degli individui e che sorge appunto su questo mondo della flessibilità, su questo mondo della precarietà economica, esiste anche un postmodernismo sul piano politico. E si traduce sul piano politico con un atteggiamento liquidatorio, cioè di rifiuto totale, nei confronti del concetto di potere in quanto tale. L'atteggiamento liquidatorio generalmente nel postmodernismo è molto tipico. In letteratura il rifiuto, l'atteggiamento liquidatorio è nei confronti delle strutture narrative, delle strutture di senso del grande romanzo ottocentesco. In filosofia l'atteggiamento liquidatorio si rivolge nei confronti della ragione umana in quanto tale. E dicevo, in politica nasce un atteggiamento liquidatorio nei confronti del potere in quanto tale. Negli anni 70, proprio appunto quando, dopo la crisi del 73, comincia a consolidarsi il regime di accumulazione flessibile, escono tutta una serie di opere che finiscono per cementificare la cultura occidentale. Nel 72 esce ad esempio l'Antiedipo di Deleuze e Guattari, nel 74 a Parigi esce una conversazione di Jean-Paul Sartre dal titolo emblematico Ribellarsi è giusto, non si capisce contro che cosa, ma ribellarsi in quanto tale è giusto. Nel 77 escono rispettivamente in Italia La forma stato di Toni Negri e La microfisica del potere in Francia di Michel Foucault. E tutte queste opere finiscono per concorrono a costruire l'immagine di un potere come una sorta di minaccia che incombe sulle nostre teste e alla quale è necessario rifiutare, che è necessario rifiutare in tutte le sue forme, in tutte le sue manifestazioni, per ottenere individualmente, per conquistare individualmente degli spazi di libertà. Ora, è un assunto che poi ha preso corpo e ha preso forma all'interno della cultura della sinistra occidentale, ma diventa un assunto, a mio modo di vedere, che è erroneo sul piano teorico e controproducente, o anzi addirittura reazionario sul piano politico. Erroneo sul piano teorico, perché in realtà non è vero che basta che ciascuno di noi si opponga individualmente a tutte le forme, a tutte le manifestazioni del potere, perché riesca ad ottenere o a conquistare degli spazi di libertà. Non stanno così le cose, i processi storici purtroppo non funzionano in questo modo. Bisogna invece cercare di comprendere come il potere, l'accezione potere, abbia una sua dialettica interna. E cioè, in ogni epoca storica, in ogni fase storica, in ogni momento della nostra esistenza, esistono sempre diverse forme di potere e diverse manifestazioni di potere che entrano in conflitto e in contrasto tra loro. Ed è oggettivamente dall'esito che prende questo conflitto tra queste diverse manifestazioni del potere che dipendono poi i processi di emancipazione, dipende la nostra libertà e dipende di fatto anche il nostro futuro. Ma dicevo, se questa impostazione mentale postmodernista sul piano politico è erronea sul piano teorico, finisce per diventare controproducente e reazionaria sul piano politico. Perché? Perché quando il postmodernismo, attecchendo particolarmente appunto nel mondo della sinistra occidentale, comincia ad affermare la necessità di rifiutare tutte le forme di potere in quanto tali,
poi in realtà concretamente non si arriva a rifiutare veramente tutte le forme di potere, ma si arriva ad avere un atteggiamento ostile soltanto nei confronti, o primariamente nei confronti, di quella che è la forma di potere più visibile, che è generalmente il potere politico, il potere delle leggi, il potere dello Stato. Ma in questo atteggiamento di rifiuto e di ostilità nei confronti del potere politico, del potere delle leggi e del potere dello Stato, il primo a beneficiarne, i primi a beneficiarne, non sono i lavoratori, ma sono il potere economico e il potere finanziario, che avvertono nel potere politico, nel potere delle leggi e dello Stato, una sorta di camicia di forza, una sorta di ingabbiamento che gli impedisce di sviluppare i propri profitti privati e di sviluppare quelli che sono di fatto gli interessi del capitale economico e finanziario. Ora, contro tutta questa impostazione che possiamo collocare e sussumere sotto la categoria di postmodernismo, io proporrei invece un altro orizzonte concettuale, un altro orizzonte di senso. In primo luogo proporrei di cominciare a riappropriarsi concettualmente e di non rinunciare a comprendere i contesti nei quali ci troviamo a vivere, nei quali ci troviamo appunto a consumare la nostra esistenza. E per comprendere questi contesti suggerirei di ripartire da due punti fondamentali. Il primo punto fondamentale riguarda la riappropriazione concettuale del lavoro e dell'attività lavorativa. Perché è chiaro che anche da un punto di vista filosofico, qua c'è anche qualcuno che studia filosofia, quindi posso anche fare delle citazioni filosofiche, no? È chiaro che anche da un punto di vista filosofico, quando si evoca la parola realtà finisce per diventare un termine astratto o un termine totalmente fumoso o nebuloso, se noi non ci rendiamo conto e non imprimiamo bene nelle nostre menti che tutta la nostra vita, cioè tutta la realtà, è scandita e costellata minuto per minuto, secondo per secondo, da risultati di attività e di pratiche lavorative. Le sedie in cui siamo seduti, l'edificio nel quale ci troviamo, i vestiti che stiamo indossando, le strade asfaltate fuori dall'edificio sulle quali andremo a camminare una volta usciti di qua, insomma tutta la nostra vita è circondata e costellata di risultati di pratiche e di attività lavorative, ed è l'attività lavorativa che è l'elemento costitutivo della realtà. Se non si tiene conto di questa dimensione essenziale, parlare di realtà diventa appunto soltanto un discorso astratto, fumoso e privo di senso. Ma oltre a questo primo punto, quindi riappropriazione concettuale dell'importanza del lavoro come elemento costitutivo della realtà di tutti, anche di quelli che non lavorano, io, e mi avvio alla conclusione, indicherei anche un secondo punto, che è un punto forse più filosofico, ma che poi ha in realtà anche una sua rilevanza concreta. Questo secondo punto dal quale suggerirei di ripartire è la rivalorizzazione della dialettica hegeliana, e per rivalorizzare la dialettica hegeliana ripartirei da quelle che potremmo chiamare le antitesi reali. Che cosa sono le antitesi reali? Le antitesi reali sono quelle formazioni di potere nazionali o sociali, quelle forze reali, concrete, non soltanto immaginifiche, non soltanto insomma astratte, quelle forze che si oppongono concretamente, realmente, a quello che è il potere predominante in ogni epoca storica. E queste antitesi reali vanno individuate appunto in ogni fase della storia, a cominciare dalla nostra. Nella nostra fase storica, ad esempio, antitesi reali sono composte da
possiamo individuare delle antitesi reali nella formazione dei BRICS su scala planetaria, nella formazione dell'ALBA, l'alleanza bolivariana delle Americhe, perché sia i BRICS sia i paesi dell'ALBA in qualche modo costituiscono una forza di resistenza reale, concreta, non astratta, non ideale, a quelli che sono gli interessi del capitale su scala globale e in particolar modo gli interessi dell'unipolarismo americano. Ma oltre alle antitesi reali sul piano internazionale, e veramente concludo, esistono anche delle antitesi reali in ogni paese dell'Occidente capitalistico nel quale ci troviamo a vivere. È chiaro che tutta, insomma, la relazione... Scusa, non mi ricordo il nome. Di Pierpaolo Pullini. Scusa. Tutta la relazione di Pullini è stato l'esempio, insomma, di casi di antitesi reali. Tutti i casi di lotta dei lavoratori nei nostri stati occidentali per riconquistare spazi di democrazia economico-sociale, per riconquistare diritti nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione, sono delle antitesi reali che dobbiamo cominciare a rivalorizzare, appunto, per non trasformare la realtà nella notte in cui tutte le vacche sono nere, cioè come in una sorta di mare di negatività dal quale è impossibile fuoriuscire. Tutte queste antitesi reali costituiscono appunto la trasformazione, la modificazione della realtà, sia su scala planetaria, sia su scala nazionale. E riacquisire concettualmente queste nozioni è anche, e veramente qui concludo, è l'unico modo, costituisce l'unico modo per comprendere, per penetrare a fondo realmente il mondo e la realtà nella quale ci troviamo a vivere, senza rimanere in qualche modo ingabbiati ed imbrigliati, come nella maggior parte dei casi avviene, per lo più anche inconsapevolmente, senza rimanere, dicevo, imbrigliati ed ingabbiati all'interno delle categorie concettuali partorite dalla crisi stessa. Vi ringrazio.